Bene, eccoci. Ma cosa vuol dire namaskar? Namaskar, cosa vuol dire? È un saluto particolare? Va bene, eccoci. Oggi proseguiamo il nostro lavoro di base, come al solito. E invece di leggervi il brano di Paracelso, oggi vi leggo un piccolo brano del Vangelo. Così, perché penso che siano in relazione. Per dire il vero, beh, certo, sto parlando del pensiero di Paracelso e oramai tutti quanti voi dovreste sapere bene a cosa mi riferisco. Mantieni la tua anima forte, pulita. Mi raccomando, non è che arriva qualcuno adesso e dice: ma di cosa sta parlando? No, sto parlando di qualche cosa che dovreste oramai conoscere bene tutti, anche perché, come vi ho promesso, quest'anno parleremo praticamente solo di questo, con le mille sfaccettature che questo implica. Ed è così per tutti i pensieri, comunque, per quello che sono allergico agli aforismi, perché quando li vedo, allora dico un saluto al Dio che è in noi. Ah, va bene, insomma, allora fa piacere a tutti questo saluto al Dio che è in noi. Bene, bene. E sì, perché gli aforismi sono normalmente dei pezzi di discorso presi e incollati da qualche parte. E manca tutto il contesto. Vi sarete accorti del mio modo di procedere con voi: quando devo parlare di un argomento mi servono 10, 20, 30 premesse fondamentali affinché voi arriviate poi a comprendere l'argomento del giorno. È così, per quello che sono un po' allergico agli aforismi, perché in passato ho provato anche a dimostrarvi, ed è abbastanza facile, come gli aforismi non siano molto comprensibili. Insomma, le persone copiano e incollano, ma insomma, non sempre sono consapevoli di quello che stanno copiando e incollando. Però, insomma, va bene. Qualche frase, qualche bella frase, magari ci tira su di morale alla mattina. Però il mio sistema di lavoro è completamente diverso. E so che ci sono anche operatori nel campo olistico che tutti i giorni pubblicano delle frasi con l'intento quindi di dire: stiamo facendo un lavoro spirituale. Ma insomma, il lavoro spirituale consiste nel capire bene cosa queste frasi dicono, altrimenti restano nel campo del farlocamento. Nel campo del, per esempio, adesso sono molto contento che questa nostra amica abbia detto che il saluto significa, è un saluto al nostro Dio interiore, e va benissimo, però capite bene che dovrei metterci 10 lezioni per spiegarvi che cos'è questo Dio interiore, perché altrimenti nella stragrande maggioranza delle persone è un concetto molto vago, è un concetto che a volte, non sto parlando in questo caso, sto parlando in generale, che a volte può portare a farlocamento, e cioè a questa idea di Dio. Insomma, non per niente si dice non nominare il nome di Dio invano, perché effettivamente dietro quella parola c'è tutto il lavoro di una vita, e c'è la possibilità effettivamente di percepire la divinità, però molto spesso non è parlando della divinità che si arriva a percepire, è tutto un altro sistema. Bisogna usare un altro sistema di conoscenza, un sistema cardiaco, un sistema del mentale superiore. Un po' alla volta cercherò di vedere con voi questi principi fondamentali e, se possibile, di spiegarvi tutte le cose. Quando voi avete chiarezza in quelli che sono tutti questi termini, queste vie per accedere al mondo spirituale, poi scegliete quello che volete, scegliete il Dio che volete, scegliete il profeta che volete.
Bene, quindi stavo dicendo che ho trovato un pensiero semplice tratto dal Vangelo che ha attinenza con il pensiero che abbiamo sempre letto di Paracelso. In effetti, per tradurre in modo evangelico il pensiero di Paracelso ci vorrebbero molti pensieri, perché è un pensiero molto complesso, e i brani del Vangelo che in qualche modo si rifanno quelle frasi sono diverse, però oggi così ne ho scelto uno per voi. Quindi, adesso che ci siamo più o meno tutti, abbiamo passato i 100, in quanti siamo oggi, che bello. Quindi, mettetevi un minuto, beh, per quelli poi che dicono primo corso, ma cos'è questo minuto? Beh, semplicemente devi stare tranquillo, sederti, chiudere gli occhi e basta, e basta, cercare di ascoltare. Poi vi riparlerò comunque oggi dei 7 livelli dell'ascolto, affinché vi siano ben chiari. Quindi semplicemente sedetevi, non dovete fare niente di particolare, semplicemente ascoltare. Il brano che leggerò è tratto da Matteo 24. Perciò, chiunque ascolti queste mie parole e le mette in pratica, è simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa. Ma essa non cadde, poiché era fondata sopra la roccia. Ecco, chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica è simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa ed essa cadde e la sua rovina fu grande. Bene, eccoci qua. Avete sicuramente capito, senza che io stia qua 2 ore a commentarvi questo pensiero e questa piccola parabola, insomma, questa piccola storiella, è di facile comprensione, insomma, senza andare a cercare significati molto profondi. Insomma. Se costruisci una casa sulla roccia, questa resiste. Se costruisci una casa sulla sabbia, questa se ne va al primo colpo di vento. E questo ci ricorda, mantieni la tua anima forte e pulita, soprattutto forte. E quindi c'è una netta relazione con il costruire la propria identità sulla roccia. Meriterebbe un bel commento, perché è bello quello che questa frase vuol dire. Però volevo oggi continuare il discorso sul mentale, per non lasciare almeno un argomento in sospeso. E approfitto oggi per leggere una domanda che è arrivata proprio questa mattina, che è di Marco e che ho scelto non tanto perché è l'ultima, ma perché effettivamente si presta molto a continuare il discorso che abbiamo cominciato nei primi incontri. Questa domanda dice: ciao, potresti chiarirmi la differenza tra riflessione e farlocamento? E come riconoscere la qualità dei pensieri? La rileggo velocemente. Ciao Max, potresti chiarirmi
la differenza fra riflessione e farlocamento. E come riconoscere la qualità dei pensieri? Bellissima domanda, semplice, proprio quello che ci vuole per continuare il nostro discorso. Intanto volevo rinfrescarvi, penso di avervi già, adesso non ricordo tutto quello che vi ho detto in questi incontri, però penso di avervi già parlato dei 7 gradini dell'ascolto, dei 7 gradini dell'espressione, comunque brevemente ve li ripropongo. E sono importanti che voi li impariate bene perché rappresentano proprio una serie di passi necessari per entrare in un certo tipo di comprensione profonda. E penso che sia molto utile sapere che ci sono dei gradini, perché così ognuno si può situare sul suo gradino e sapere che c'è un gradino che è appena appena superiore. Questo è utilissimo, questa cosa è sciocca, ma è utilissima, perché la maggior parte delle persone che fanno un lavoro interiore hanno a volte delle idee che sono molto lontane, come per esempio quella di Dio, quella di Dio che abbiamo visto prima simpaticamente. L'idea di Dio, sì, possiamo riflettere su questa cosa, però il fatto che Dio si possa toccare, si possa concepire, in qualche modo si può fare, però se siete abituati tutti i giorni a funzionare a livello del pensiero farlocco, del pensiero razionale, beh, toglietevi l'idea che il senso della divinità possa essere toccato. Questo che sia molto chiaro per tutti quanti voi, perché il fatto di saltare dei gradini è molto spesso indice di farlocamento. In che senso? In che senso? Ve ne ho già parlato negli incontri scorsi. Ci si sente meglio quando si parla di cose anche che non si conoscono, perché abbiamo l'impressione interiormente di essere più saggi di quello che siamo. Non è un problema, lo abbiamo fatto tutti e lo faremo ancora per un pezzo, però il mio compito è quello di chiarirvi come voi funzionate interiormente. E quindi vedete, voi riflettete sul concetto della divinità e va benissimo, va benissimo. Però quanto è utile sapere che per arrivare a quella concezione ci sono dei gradini. Vediamo insieme adesso, per esempio, a proposito della concezione della divinità. Quindi, se ricordate, il primo gradino è l'attenzione, il secondo è l'interesse, che è già qualcosa in più, il terzo è la concentrazione, quella cosa ci interessa veramente, il quarto è la riflessione, di cui parla Marco nella sua domanda. Il quinto è la meditazione, il sesto è la contemplazione e il settimo è l'estasi. Per riprendere il discorso di prima, quando voi arrivate al settimo gradino della vostra capacità di comprendere le cose, di tuffarvi all'interno del mondo dell'anima, nel mondo della spiritualità, nel settimo gradino potete toccare la divinità, toccare in senso di comprensione profonda. Vedete quanto sia importante, perché se una persona ha già difficoltà a concentrarsi, che il suo interesse vaga tra qualche libro di spiritualità e qualche, che ne so, una partita di calcio, oppure, insomma, fino a quando il nostro interesse nei confronti della vita di tutti i giorni è a banderuola, cioè a volte ci occupiamo di vita spirituale, poi la domenica, per esempio, poi lunedì cominciamo di nuovo ad avere 1.000 problemi che molto spesso non sappiamo come risolvere e quindi entriamo in questo stato di confusione. Allora, il fatto di avere delle idee sulla divinità non corrisponde spesso a niente. Si può fare, non c'è nessun problema nel fare questo, intendiamoci. Però io penso che sia più importante sapere che c'è un cammino. Un cammino che porta proprio lì dove vuoi andare, lì dove volete andare. Se volete percepire la divinità, certo bisogna fare un certo cammino. E vi dico subito che questa percezione fa parte del mondo emozionale superiore e del mondo del mentale superiore. Nel mondo del mentale inferiore e delle emozioni inferiori non c'è alcuna percezione della divinità. Zero, zero, capite cosa voglio dire? Potete parlare di Dio, ma non sapete quello che dite.
Non prendetela, ma cercate di capire quello che voglio dire, non sapete quello che dite. Potete cercare di riflettere, di filosofeggiare, e adesso vediamo un po' questa domanda un po' più in dettaglio. Quindi, la riflessione è questo quarto grado di... è un modo di essere la riflessione. Quindi, l'attenzione, la riflessione molto più in là, l'interesse, la riflessione ancora molto più in là, la concentrazione e la riflessione è il quarto gradino. E se notate, il mondo della riflessione è adiacente al mondo della meditazione, al mondo del pensiero meditativo. Quindi cominciate già a capire che l'ingresso nel mondo meditativo non è un ingresso che si possa programmare, per delle ragioni che adesso cercherò di spiegarvi. Invece l'ingresso nel mondo della riflessione si può fare, è un lavoro che tutti quanti voi potete fare e oserei dire di più, è un lavoro che tutti quanti voi dovete fare, e cioè passare un po' alla volta dal mondo dell'attenzione, dell'interesse e della concentrazione, passare a tempo pieno nel mondo della riflessione. E volendo, non per complicarvi la vita, non per complicarvi la vita, ma voi sapete che ogni settenario, cioè ogni qualsiasi argomento, qualsiasi ideale, qualsiasi emozione di cui voi parlate, che è divisibile in sette parti, sappiate che a sua volta ogni parte è divisibile in altre sette parti. Per questo il mondo della logica spirituale è una specie di enciclopedia e non so se mai arriveremo a fare questo lavoro, perché facciamo già fatica tutti insieme a comprendere i sette gradini. Mi spiego: tenerezza, affetto, amicizia, ci sono sette gradini nell'amicizia, il perdono, ci sono sette gradini, ma attenzione, anche nella scala di risveglio, no? Ci sono sette gradini, lo sapete. E abbiamo cominciato a suddividere, perché in questo periodo evolutivo è assolutamente necessario suddividere, perché questi numeri 4, e questo lavoro lo state facendo perfettamente con Fabio, che vi parlerà proprio di questi temi che sono importantissimi da ascoltare, da studiare. E in questo periodo dire che un essere umano è un numero 4 dal punto di vista dell'apertura della coscienza oramai non vuole dire più niente, perché questo numero 4 si divide a sua volta in sette gradini. E stiamo studiando questi sette gradini, affinché vedete l'utilità di questa visione del cammino spirituale. L'utilità è enorme perché ci evita di sognare, di fare dei passi che non sono alla nostra portata. I gradini vanno rispettati in un certo senso, tranne nel caso dell'illuminazione improvvisa. L'illuminazione improvvisa che cos'è? Semplicemente state camminando e vi illuminate, e questo può accadere, certo può accadere, lo vedremo perché accade, però può accadere. E quindi ci può essere un'illuminazione istantanea. Ci sono tanti personaggi che parlano di questo. So, per esempio, mi viene in mente Osho, tanti altri, insomma, che improvvisamente un giorno puffano una visione completamente diversa, suoni, colori, e si svegliano nel mondo dell'illuminazione. Però io non posso insegnarvi questo mondo, perché se vi illuminate istantaneamente, boh, meglio per voi. Il problema qual è? Che le probabilità che una persona normale entri in questo stato di coscienza improvviso sono molto poche. Io ve lo auguro, naturalmente, me lo auguro anche a me, ma vedete, è importante fare un lavoro passo dopo passo. È importante che voi capiate questo pensiero. Quindi, se vi illuminate, non avete più bisogno di me, non avete più bisogno di logica spirituale, non avete più bisogno di niente, avete tutto chiaro davanti. Però non pensate di essere illuminati semplicemente perché nominate qualche parola o che avete letto qualche libro. L'illuminazione è un cammino. E l'illuminazione possiamo metterla corrispondente al settimo grado di questa nostra scala, che è lo stato di estasi, di cui parleremo al momento opportuno, ne parleremo. Ma oggi cerchiamo di vedere, cercherò di rispondere a questa domanda, così mi riporta un po' sul tema principale. Quindi,
Potresti chiarire la differenza tra riflessione e farlocamento. Intanto del farlocamento vi ho parlato più o meno, anche se anche questo è un discorso lungo. Allora, la risposta è questa. Riflessione e farlocamento. Quindi vedete, una cosa è utile e una cosa, il farlocamento, è inutile. Qual è la differenza? La differenza non consiste nel materiale che voi utilizzate, cioè sia la riflessione che il farlocamento si svolgono con lo stesso tipo di materiale. Cosa voglio dire con questo? Vi ho già spiegato che la mente è materia. Questo è un concetto che deve essere chiaro fin dall'inizio per voi, altrimenti parlate sempre di cose che non esistono. L'emozionale, il piano emozionale è materia, dovete considerarlo come materia, è molto più utile ed efficace considerare le emozioni e la mente come materia. Questa materia voi la potete lavorare e il vostro grado di coscienza testimonia, è testimoniato anche dalla vostra capacità di lavorare sul piano emozionale e sul piano mentale. Quindi la riflessione e il farlocamento utilizzano lo stesso materiale. Allora, intanto che cos'è la riflessione? Beh, se è un gradino più alto della concentrazione, lo potete vedere abbastanza facilmente da soli. Cosa fate quando siete concentrati? Ricordate, osservate qualche cosa, avete attenzione per qualche cosa. Poi vedremo che ci sono 7 gradini anche dell'attenzione, ma insomma, per esempio esiste un'attenzione numero 7, che è l'attenzione che sottintende la ricerca spirituale, esiste un'attenzione numero 1, per esempio, che è l'attenzione del nostro corpo di dolore. Il nostro corpo del dolore, la nostra personalità più profonda, mette costantemente la sua attenzione su tutto ciò che è pericoloso. Ma vedete, non posso adesso sviluppare questo argomento, ma vi do delle idee, non fa niente se all'inizio vi do delle idee, poi un po' alla volta cercherò di approfondire tutte quante. Esiste uno stato di attenzione in noi che è l'attenzione a tutto ciò che può portarci, recarci danno, ed è una specie di intelligenza molto primitiva di cui ho parlato l'anno scorso negli incontri sul corpo del dolore e che si preoccupa di tutto ciò che è dannoso per noi. Vi faccio un esempio sciocco. State andando in motorino e una mosca, un moscerino, sta correndo verso il vostro occhio. È possibile, nella maggior parte dei casi, è possibile che voi chiudiate l'occhio per evitare al moscerino di entrare, ma questa cosa si svolge a una velocità tale che si può affermare che da parte vostra non c'è nessuna reale attenzione. Cioè è un'attenzione di tipo primitivo legata al fatto che questo moscerino che vi entra in un occhio può essere dannoso, in un certo senso, per la vostra sopravvivenza. Ma insomma, questo è per darvi l'idea anche di come tutti questi gradini si possono dividere in 7 parti. L'interesse, quindi, che cos'è? L'interesse significa dare energia a quell'attenzione, perché l'attenzione, tutti quanti viviamo in uno stato di attenzione, perlomeno durante il periodo di veglia, siamo sempre in uno stato di attenzione, se non fosse così sarebbe grave, perché saremmo in uno stato di coma, in uno stato di sogno. Invece siamo sempre attenti a qualche cosa. Non sempre siamo consapevoli di quello a cui siamo attenti, ma insomma, abbiamo un'attenzione generalizzata, stiamo sempre guardando qualcosa, stiamo sempre ascoltando qualche cosa, stiamo sempre facendo qualche cosa. Quindi l'interesse significa incanalare una parte della nostra energia in questa attenzione. Vedete? Io guardo intorno e sono attento a tutto. Voi adesso siete attenti a 10.000 cose, eh? 10.000 cose. Ogni piccolo suono della strada, ogni piccola sensazione del vostro corpo, come avete messo i piedi, il contatto dei vostri piedi con il suolo, il contatto del vostro sedere con la seggiola, questa è tutta l'attenzione. Però se io vi dico portate la vostra attenzione sul fatto che il vostro sedere è in contatto con una seggiola, generalmente con un divano, cosa fate voi? Cosa fate? Portate la vostra attenzione e dite, ah sì, percepi, facile, non è inutile che facciate questo esercizio, se volete, un secondo proprio, portate la vostra attenzione sul vostro sedere. Quanto ci vuole? Portate l'attenzione, lo sentite il vostro sedere? Se siete normali, se non siete fuori di testa completamente, la risposta è sì, tutto qua. Questo è l'interesse, e cioè
andare al di là di questa osservazione generalizzata e portare la propria attenzione quindi in un punto particolare, questo incomincia a essere qualche cosa che attira, quindi la vostra attenzione diventa un qualche cosa di più solido, vedete, qualcosa di più elevato, diventa l'interesse. Quindi poi abbiamo la concentrazione è un'altra cosa. Concentrazione, se io vi dicessi adesso stiamo 10 minuti concentrati affinché voi percepiate il vostro sedere sul divano, ma che percepiate anche le differenze e gli stati di, per esempio, di rilassamento del vostro corpo che si appoggia sul vostro sedere. Ho preso l'esempio del sedere, ma insomma, tanto preferisco parlare con voi come se foste dei bambini in un certo senso, quindi i bambini quando si nomina il sedere si mettono a ridere. Capite? Quello è un lavoro di concentrazione, potremmo farlo, cioè stabilire quanto il vostro corpo è appoggiato, e allora si potrebbe anche cambiare la propria postura, per esempio, no? Vedere, per esempio, concentrarsi sul fatto che se la vostra colonna vertebrale ha una certa postura, bene, il peso che voi distribuite sui due sederi è simmetrico, per esempio. Questo diventa un lavoro di concentrazione.